When Maggie was a small, 12 years ago, violence wasn't so wild around the world. Now try to stop yourself just in front of the jeweler's show. You don't know if the night is living on. I heard a girl singing with a sigh. I've got a cat, and I think that I go crazy if it will be her. She was trembling on the terrace with fear for the floor. Goes to men wearing the square just drinking blood. Buon Natale! Buon Natale e tanti auguri, signorina! Grazie anche a lei! Buon Natale! Ah, aiuto! Ah!
dove sei? Non c'è nessuno qui. Aiutatemi, per favore. Dov'è il mio cane? Come ti chiami? Mi senti? Eh? Aspetta, eh. Stai meglio così? Uno è qui. Rivolgetevi a loro. Buongiorno. Salve. Al rapporto ci pensiamo noi, eh? Va bene. Il mio è morto da solo. Al mio gli ho dato una mano. Siamo noi. Ricevuto, passo. Falco 2 si porti a via Trionfale. Ciao. Ciao, Alfredo. Novità? No, no, niente per voi. Ah, va bello, ti piglio la sigaretta. E dai, devono sempre rompere il ragno. Auto Civetta, chiama centrale. Ah, sono per... L'ho comprato io, eh? Valli a rimettere dove li hai presi. Ti è andata male. È occupato il capo? Sì. Domani ci sarà una rapina, una gioielleria a Piazza Bologna. Chi sono? Sudamericani, sono in tre. L'informazione è tranquilla, l'ha passata Valli. E chi ci andrà? Beh, questo lo deciderà il capo. Ah, sì, va bene, ma con chi di noi scoperesti? Ah. Allora... Con chi? Con tutti e due. Brutta sporcaccione. Volevo dire, chi ti faresti per primo? Mica ci vorrai insieme, no? Io potrei venire a letto con te, con lui, e poi continuare con un terzo e con un quarto. Noi donne a letto siamo molto più resistenti di voi.
Quando tu sarai arrivato al punto di non farcela più, anche se mi avrai fatto raggiungere uno, due, tre orgasmi, per me, come per qualsiasi altra donna, non è niente continuare. Sì, ma smettila. Cari miei superscoponi, la verità è che noi donne dobbiamo accontentarci di quel poco che ci potete dare. La supremazia del maschio è una stronzata. Voi vi atteggiate a Superman. Poi ci invitate a un banchetto sontuoso e non andate oltre l'antipasto. Ha parlato Messalina. Solo se ci innamoriamo riuscite a fregarci. Ci accontentiamo anche di una scopata fatta male. E io non sono innamorata di voi. Sì, sì, vabbè, tutto giusto, tutto giusto. Ma insomma, con chi scoveresti? Te l'ho detto, con tutti e due. Uffa! Ciao a tutti, fra un'ora becco Pasquini. Vuoi dire becchiamo? Teniamo con te. Roberto Pasquini alias Bibi. Io tra un'ora ti spacco il cranio. Sai dov'è? No, ma c'è un amico che me lo farà incontrare. In un posto che conosci? No, però questa volta la soffiata è quella giusta. Vi ho cercato dappertutto, ma per trovarvi ci vuole un miracolo. Norma, chi c'è con te? Signor commissario, ci sono Guido, Alfredo e Antonio. Abbiamo creato una squadra speciale con criteri nuovi. Abbiamo un computer che ci è costato un occhio della testa. Disponiamo di un archivio memorizzato per mettervi in grado di muovervi a colpo sicuro e di non fare le stesse fesserie degli altri. Il tuo informatore è anonimo. Non puoi e non devi fidarti. Sì, capo, ma in questo caso... Non sto discutendo la tua buona fede e la tua preparazione. Ma bisogna rispettare i principi della nostra squadra speciale. Sì, signore. Devi controllare che l'informazione sia valida. Ma capo, si tratta di Pasquini. Non posso ammettere deroghe. Voi due poi mi piacete sempre meno. Anche per voi non è in discussione la vostra efficienza. Ma non è molto divertente che ogni volta che uscite per servizio dobbiate tornare lasciandovi dietro due o tre cadaveri più o meno sfracellati. E lei lo sa in che condizioni siamo. No, lascia stare. Non venirmi a suggerire tu quello che sono costretto ad inventare io in ogni rapporto al ministero. Per ogni cosa che fate e per come la fate, la responsabilità è mia. Mi avete fatto venire i capelli bianchi. E già erano bianchi. Chi è questo che ti porta da Pasquini? È uno che lavora con la droga. Pasquini, che c'entra con la droga? Si occupa di biscuit. Eppure di aree edificabili. Appunto, sappiamo che da qualche tempo compra e vende palazzi. Siccome questo tale deve comprare un appartamento proprio da lui, allora... E com'è che te lo fa incontrare? Forse non mi sono spiegato. Non è che me lo fa incontrare. Il fatto è che da una settimana ci vediamo ogni giorno. Andiamo a cena insieme, e poi al night, qualche puntatina in qualche bisca. A proposito, state attenti ragazzi. Ho fatto memorizzare altri due locali del compare. Uno di lusso a Mentana e uno di terza categoria a Fregene. Mi raccomando, state allerta. Ha capito cosa volevo dire, capo? Non è che mi porta da lui, lo accompagno quando va a trattare l'appartamento. Ho capito. Fra un'ora ci vediamo, andiamo insieme e poi... Ma cosa sai di questo tuo amico? Che è napoletano, si fa chiamare Sasà e dorme a via di Ripetta 8. E sa dove abita Pasquini? Nessuno sa dove abita quel figlio di puttana. Non per mancarle di rispetto, ma perché la sta facendo così complicata? Se Pasquini c'è, c'è. Se non c'è, pazienza. Sono 3 anni che tentiamo inutilmente. Se andiamo un'altra volta a vuoto, che ci rimettiamo? E la reputazione? E poi è inutile continuare a scoprirsi, ancora una volta. Se Guido non è sicuro del suo contatto, io non posso autorizzare l'operazione. Adesso che ci penso, quella di stamattina com'è andata? Bene, quei due stavano davanti alla banca, l'informazione era esatta.
E poi? E poi sono morti, correvano come pazzi e sono andati a sbattere contro un camion. Il suo si è sbudellato con la frizione, il mio si è spezzato le vertebre cervicali. L'autopsia lo confermerà. E com'è che uno era tuo e l'altro era suo, se correvano sulla stessa moto? Vede, uno è andato da una parte e uno dall'altra. Ho capito, sì. Ve le siete giocati a pari dispari per non fregarvi nella scelta. E io vi credo. Andate. Ecco, capo, noi... Via, via. Senti, prima mica mi hai convinto, eh. Io lo so che un uomo è superiore a una donna a fare l'amore. I termini superiore e inferiore sono proprio da Fallocrate. Fallo che? Fallocrate. La poveretta è reduce da una serie di scopate insoddisfacenti e ne dà la colpa a tutti gli uomini invece che a quei due o tre froci con cui si è accoppiata. La volpe, quando non ce la fece a prendere l'uva, disse che era cerba. Guarda che ne stanco una dozzina di tipe come te. Ma se sei già stanco. Dai, Alfredo. Sì, vengo. Ne riparliamo dopo, eh? Io sono sempre qua. C'è da credere alle indiscrezioni, questa bisca è il fiore all'occhiello di Vasquini. È stata segnalata altre volte? No, mai. È frequentata da industriali e da figli di papà. Si entra solo se si è soci e conosciutissimi. E noi non siamo né soci né conosciutissimi. È per questo che non vogliamo entrare, no? Entra di qua. Buonasera, signore. Lasci pure la macchina, ci pensiamo noi. Ciao, belli capelli. Prendi le manette. Arriva una macchina. Tu continua, ci vado io. Sì. Buonasera, signore. Lasci pure la macchina, ci pensiamo noi. Faccia attenzione, è il rodaggio. Sì, signore.
Era quello dei pastifici. Mortacci sua. Invece di aumentare le paghe agli operai, si viaggio che i soldi qui. Ma che te frega? Sì, sì. Sta attento che mi ha detto che è il rodaggio. Ah, se lo sapevo prendevo la super. Ma perché? Hai preso la normale? Eh sì, costa meno. Basta così, accendi. E sta più indietro, eh? Tieni. Adesso una bella scaldatina. Sì, contro l'umidità della notte, eh? Dai! Bruciato pure la macchina tua. E mica era mia. Io pensavo fosse tua. La mia? Allora di chi è? Vabbè, meglio così. Ci tocca tornare a piedi. Se ci svegliamo forse riusciamo a prendere la corriera. Sì. Non ho idea di chi può avermi fatto questo scherzo. Tu ce l'hai, commissario? Beh, sì. Ho riflettuto molto sulla cosa e sono certo che si tratti di te. Se avessi riflettuto davvero, ti saresti accorto che si tratta di professionisti. Il modo come hanno conciato i miei uomini, la rapidità dell'esecuzione. La rapidità dipende da quanti erano. Erano due. Sono arrivati con una lancia, un HPE. Ho fatto fare delle indagini. Hai intenzione di rubarmi il mestiere adesso? C'è poco da scherzare, stronzo. I miei uomini erano legati con le manette della polizia, messe da gente del mestiere. Non ne sapete niente alla questura centrale? Io non so niente. Dagli i soldi, cerca di sapere qualcosa. Ma quanto mi hai portato? Sono metà del solito e potrebbero essere gli ultimi. Hai mai sentito parlare di una squadra speciale? Ne so abbastanza, se ti interessa. Per esempio, so che quel Guido Oddi che tu hai fatto eliminare apparteneva a questa squadra. Guido Oddi era uno che aveva i coglioni e aveva trovato la strada giusta. Beh, devi ammettere che te l'ho segnalato in tempo. Ma che rapporti avete voi con questa squadra speciale? Ufficialmente ne ignoriamo l'esistenza. Però io so tutto. Tutto? Beh, quasi tutto. Per esempio, so che non è stata istituita per bruciare le automobili di lusso. Voglio un rapporto dettagliato e completo. Quasi tutto è poco. Devi sapere tutto.
ferma quel secchio. Alfredo, la porta. Ho sentito. Quanto rompi pure tu. Chi è? Sono io, Rosa. Buongiorno, sora Rosa. Gli do solo un'occhiata, eh? Per carità, anche due, tanto i giornali li comprano i fessi. Se lo dite voi. Che scrive la stampa dello spettacolo di ieri sera? È tutto positivo. Pare che sia piaciuto a tutti. Alla gente. Ai critici. Un vero successo. Beh? Urlano tutti fuori l'autore, ma nessuno parla della bisca. Bisognerà comprare gli altri giornali. Mica tutti la pensano allo stesso modo. Ci sarà qualche differenza nella forma. Ma nella sostanza... Ah, ricordati di dare i soldi alla sora Rosa. E che tocca a me? Già. Mannaggia, proprio sto mese. Ecco la mesada, sora Rosa. E quella vostra nipote tanto caruccia, non ce la mandate più? Spolverava così bene. Via! Esco per la mura spalle, rivoltacci vostri! Pregate Dio per 15 del mese e ieri venga tutto regolare! Perché se me l'avete ingravidata, so cazzi vostri! No, so cazzi sua, sora Rosa! Con la centrale. Perché volete peggiorare la vostra situazione? Ormai il colpo l'avete fallito, arrendetevi! Conviene aspettare. È inutile, non sentono ragioni. Ehi, io indietro con questa macchina, ecco. Voi tre con me. Dove, signor Maggiore? Sul tetto. E non sparate se non è assolutamente necessario. Smettila! Sta zitta! Zitta! No! T'ammazzo se non la pianti! Vai fermo! No! Buona, ora che cominciamo a farci sul serio, capito? Fide puttana. Lamole fuori! Non ha trattato qui il boiaccio! Cazzate gli impalati! Guardate voi! Sto buona che te lo spezzo! Buona! Cammina! Aiuto! Mi ammazzano! Aiuto! Dateci la macchina e se ne andiamo! Voglio un'arfa! Fate qualcosa! Ho detto che non esco più! Parliamo solo per telefono! Segnate questo numero! 64 38 96, capito? 64 38 96! Chiamatemi! Aiuto, ammazzano! E dite a quel figlio della mignotta che va a perderti! Ne scende! Aiutatemi! Vieni giù, scendi! Anche tu, vieni via! Sì, tutti! Su, allontaniamoci da qui! Lo sapevo che andava a finire così. Consegniamoci. Ma che stai a zitto? Sono mezzo matto. Sorvegliamo. Faccio un pazzo a carci. E tu che stai a fare qua? Va a sorvegliare l'altra porta. Corri.
Lo volete capire che è pericoloso? Indietro! Ecco il vicequestore. Buongiorno. Abbiamo stabilito un primo contatto. Chi è l'ostaggio che hanno in mano? La proprietaria della villa. Li abbiamo circondati. Cosa chiedono? Hanno chiesto una macchina per fuggire con l'ostaggio. Sì. È logico. Cercano di sfruttare il vantaggio che hanno di disporre di quella povera disgraziata. Ecco, stanno aspettando la nostra telefonata. Ma perché mi accanite contro di me? Pronto? Sì, sono Ruggero Ruggerini, detto il cane. Ma non me rompete i coglioni, voglio un alfa col pieno, vi do mezz'ora di tempo. E la vecchia se la portiamo con noi. Ho sentito? Dai, parla, camminaccia. Aiuto, mi ammazzano. Aiuto, aiuto. A ritelefonate quando tutto è pronto, avete capito? E voi altri due, se vi fate ripiata i nervi, vi giuro che mi ammazzo con le mano mia. Grazie per aver stabilito il collegamento diretto con la villa. Grazie. Siamo della squadra. Salve, speciale, ragazzi. Buongiorno. Per cortesia, maggiore, faccia sgombrare il viale. Sì, andiamo. Forza, ragazzi, questi mezzi dietro l'angolo. Il viale deve essere assolutamente sgombro. Avanti. Quella gente lì non può stare, via. Avanti, signora, per favore. Senti. Moretti, vai a bloccare gli accessi al viale. Via. Presto. Via. Ci stanno. Ma caga sotto! Va a finestra, guarda che fanno! E tu, abbefana, non ce l'hai da bere! No! Non ce l'hai da bere! Se non fosse che mi servi, io t'ammazzerebbe! Ma che cazzo mi dai? Erosolio, stiamo nel 2000! Questi ne hanno già uccisi tre. Vecchia più, vecchia meno. La scaraventeranno fuori dall'auto in corsa appena si sentiranno al sicuro. Sono proprio scatenati. Sanno che ormai 30 anni non glieli leva nessuno. E non hanno più niente da perdere. Poco fa ho parlato con Ruggerini. E vi assicuro che è una bestia sanguinaria. Quelli se escono non li prendiamo più. Ma dobbiamo anche considerare lo svantaggio che abbiamo, quella povera donna. Perché non consideriamo anche i vantaggi? Ad esempio, la villa ha 4 lati e loro sono soltanto 3. Sì, sono 3, però non lasciano incustodite per un attimo né porte né finestre. A me non è nemmeno passata per la mente l'idea di un attacco in forza. Sarebbe una carneficina. Va bene, fate venire la macchina. Se li molliamo, da domani quei 3 assassini saranno in giro. E non è detto che la vecchia si salvi. Ragazzi, so benissimo chi siete voi due. So che siete molto in gamba. E che rischiate la vita ogni giorno di più. Io la penso come voi, che sarebbe meglio intervenire. Ma se non avete un'idea sul come, è inutile stare a perdere tempo. Ma l'elemento sorpresa. E come vorrebbe sorprenderli? Sentiamo. Con un elicottero. All'elicottero non ci pensano. Hanno le loro basi in città. Non ci andranno verso la campagna. Per questo non ci pensano. Ma in sostanza, a cosa serve questo elicottero? Se loro si confondono in mezzo al traffico, a che cosa serve l'elicottero? Come elemento sorpresa. Agiremo come vogliono loro. E faremo come vogliamo noi. Chi è? Bene. All'una un punto uscimo. Ma se cercate le fregacce, ammazzo la donna! Sta ancora bene, sta bene. Ok. Ragazzi, fra un po' sta andiamo. Fatevela annusare.
Fate attenzione ai tempi. Fra 4 minuti esatti dovete trovarvi sulla nostra verticale. Ok. Fra 4 minuti sarò sulla vostra verticale. Passo. Brigadiere. Voi due potete rientrare. Sì. Forza, Befana! Faccia compagnia! No, per carità, lasciatemi! No! Fatta vostra, zitta, che sta zitta! Castrilli! No! No! Non portatemi via con voi, no, no! No, aiuto! Aiuto! State qua, state qua. State qua. No! Aiuto! Ma che fai? Ah, stronzo! Non è là che voglio la macchina, è qua che la devi portare! Presto! Vado presto! State zitta! Zitta! La frizione! Caga sotto! Aiuto! Ma sei portato la macchina o no? Notte ferma! La frizione! A tutta velocità! A tutta velocità! Ferma! Non fatela avvicinare! Guardatela via, si la basta questa! Che tu spacci o ti imbottisci di eroina non me ne frega niente. Che vai in una bisca mia e vinci ti posso anche perdonare. Ma se dopo vai alla polizia ti meriti un colpo. M'hanno trovato con milione addosso. Io ho dovuto dire che ho vinto in una bisca. La verità è una cosa, ma fare la spia è un'altra. M'hanno accusato di aver fatto una rapina in banca. C'avevano la testimonianza del carabiniere in borghese. Lui dice di non essere proprio sicuro al 100% che ero io, ma che potevo anche esserlo? Ma non ho castrato, ma che potevo fare? Io ti vorrei capire. Ma come ci fa a capire una spia? Te lo giuro, ma avevano castrato. Quei precedenti miei mi beccavano almeno 20 anni. Non c'hai idea di quello che aveva messo a verbale quel disgraziato. Mi sarebbe costato troppo quel milione. Forse ti costerà di più. Ti ricorderai di me fino a che campi. No! No, Bibi! Per carità! Dio te fermasse! Io te sono stato sempre fedele! No! 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 Menica! Menica! Ma che sei diventata sorda? Menica!
Il telefono. Ma che te strilli, che te strilli? Stavo impicciata da là. Oh. Sì? Ah, Lina, vieni qua, che c'è tuo fratello. Ecco. E dai, su. Ciao. Sono arrivati i soldi? Bene. La febbre ti è passata? Come stai? No, in settimana non posso. No, non credo. Io t'ho visto l'altra sera, stavo in macchina. Ero davanti al cinema, stavo aspettando un tale. Chi erano quei due? Va bene, ciao. Ruggerini è liquidato. Il risultato dell'operazione è positivo. Ma il metodo che avete usato? No! La regola ferrea della nostra squadra speciale è quella di non mettere mai in pericolo la vita dei cittadini, anche se vecchi. Sedetevi. Siediti. Mi stanco a stare seduto. Dunque, abbiamo intercettato una telefonata di Pasquini a casa sua, cioè quella che 4 anni fa era a casa sua. Sono già 4 anni che quel figlio di puttana è sparito. C'è una vecchia serva che accudisce alla sua sorellina. Vedete un po' di fare qualcosa. Te? C'è un'altra segnalazione. I cugini Rico assalteranno il furgone portavalori del Banco di Santo Spirito. Ci saranno tutti e 5. A che ora arriva il furgone? Sì, va bene. Alle 12. Sono le 11. Boh. Ci mando quelle della mobile. Perché? La banda di Rico la conoscono anche loro. Hanno già commesso 4 omicidi. 4 accertati. Senza contare quelli di oggi. Oggi non ci saranno omicidi. No? No. Oggi ci mando i regolari. Tipi come Rico si riconoscono facilmente. Non dovete preoccuparvi. Ci hanno segnalato perfino il bar dove si incontreranno. Non dovranno neppure faticare tanto. Basta andare lì e ammanettarli. Quelli non si fanno ammanettare. Rispondesse mai qualcuno. E poi mi sembra che siano di competenza nostra, cioè del nostro ufficio. Bar di Piazza Fiume, di fronte alla banca. Ore 12. Capo, se non c'è altro... Noi andiamo a prendere un caffè. Andate, andate. In quel bar. Va bene, andate. Sì? Sì, voglio 2 tramezzini e una birra chiara. Non c'è chiara. Vabbè. Allora, quello che c'è. Grazie. Uno ag e uno normale. Grazie. We'll be right back.
permette? È solo un momento, eh. Buongiorno. Dove abita Pasquini? Dove abita Pasquini? Ma me lo venga di me dove sta Pasquini? Oh, ma che volete, un giornaletto? Oh, oh, ma me fai male, oh! Dove abita Pasquini? Io con quelli che mi menano non ci parlo, io mi tengo la cica. Parla con me. No, non dico niente, io non dico niente. Allora? Terzo piano, scala di fronte all'ascensore. Oh, quando stai? Oh, arrivando al giornaletto. Ah, beh. Scusa, Sto pure ladri. La rifaccio un po'. Asorani, ce l'avete un rametto di prezzemolo? Ma non me ne spiace, oggi non ci dava niente. Capuma che sta male. Va bene, ciao. Menica, il campanello. Menica, stanno suonando. Ho sentito, ci vado. Ah, Menica. Beh? C'è il signor Pasquini? Qui non ci abita Pasquini. Ma sulla targa c'è scritto Roberto Pasquini. Ci sarà scritto pure come dici tu, ma qui non ci abita lo stesso. Questa è la casa della sorella, Lina Pasquini. Va bene, signora, vorremmo entrare ugualmente. Signora al cazzo, mo faccio entrare due facce de delinquenti come a voi. Ma... Polizia. Non ce credo. Ah, andiamo proprio bene. Se due facce dei ladri come a voi, li prendono pure quelli della polizia. Non c'è sta, non c'è viene mai. Ma è mai possibile che siete così coglioni da pensare che Roberto Pasquini viene in questa casa e aspetta che solo vengano a pia? Dovremmo solo dare un'occhiata in giro. No. Non me ce fregate, le tessere non bastano. Ce l'ho il mandato, ce l'ho. Oh, ma vuoi chiedere il permesso? Namo, su, spicciate. Date una mossa, namo, va. Su, sbrigatevi, figlietti belli, che io c'ho da fare. Alina, ci sono due madame che devono fare una perquisizione. E chi te ne frega? Oh, la signorina sta qua. Il mandato ce l'hai? Vedi le sbrigate, no? Oh, e qua c'è la cucina. Mica vorrei guardare dentro al frigorifero, no? Permesso? Buongiorno. Lina, ti chiami così, vero? Senti.
Dove stai, Bibi? No, ma che fai? T'ho chiesto dove sta tuo fratello. Si sta sbattendo tua madre. O qualcun'altra come lei. Si telefona ogni tanto. È certo che telefona. Da posti pubblici. Poche parole attacca. Così, anche se voi fine la mignotta l'intercettate, ve la piate under culo. Come campamo? Ci vanno le raccomandate con i sordi. Insomma, una specie di stipendio. Ah, su sorella, non gli fa manca niente. Per resta è tranquillo perché ci so io che penso a tutto. A quella ragazza gli va un bene matto. L'ha mandata pure a scuola. È stata lei che non ha voluto continuare. Gliela sa fa tutto quello che vuole. Gli è troppo affezionato. Appena apre bocca la contenta. Non gli fa manca niente. Tranne che? È una ragazza d'oro. Solo che gli piace. E come gli piace? Si sente. Posso andare di là? Vacci, che a quest'ora l'amico tuo se lo sarà pure sucato. Non si sente più niente. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Aspetta, figlietto bello, mo te faccio uno zabaione con 2 uova, anzi con 4. Così l'amico tuo quando ha finito, se lo trova pronto. Grazie. È stato un omaggio. Shh, è incazzato nero. Con noi? E i fiori? Dai, non è il momento. Ecco. Prego. No, prego. Per carità. Venite dentro. Io non sono più in grado di accollarmi le responsabilità per il vostro modo di comportarvi. Sterminare la banda di Enrico a quel modo è stato a dir poco agghiacciante. Col questore ho avuto un colloquio spaventoso. Quando vi ho assunto nella squadra speciale, i vostri test avevano rivelato una spiccata tendenza a delinquere. E non è per questo che ci ha assunti? Già. Quello che non si spiega è perché due, con le vostre caratteristiche, abbiano scelto di fare i poliziotti. Io comincio a avere dei dubbi sul vostro impiego. Roba da non dormirci la notte. E già dormo pochissimo. Beh, d'ora in poi non vi darò altre missioni. Vi occuperete esclusivamente di Pasquini. Questo è l'indirizzo della bisca di Fregene, quella segnalata da Guido. Oh, è inutile andare là e fracassare tutto, eh? Fracassare serve, la bisca del castello non funziona più. Certo, avete bruciato 30 macchine. Beh, erano assicurate. Non contro gli atti vandalici. Le compagnie non pagano gli atti vandalici. Pasquini avrà aperto altri locali. Ci vorranno mesi per trovarli. Ci occorrerà una pista. Certo. Ma deve essere una pista sicura. E perché una pista sia sicura, va preparata. Dammi 5.000 di dietro! Vedi pure il cuore, Carlo! Allora, io mica così che rifai come prima, eh! Già che si è fatto duro manella! Stavolta paghi! Stavolta paghi! Dove paga sempre! Sempre con le mani e mezzo! Stacca! Montare a piano! Che con me sempre bene! Sempre nulla!
banchero. Si può? Entra, entra. Polizia! Oh, io non so niente! Sono cliente io! Ragazzi, via tutti! Ci fai madame! Uscite dalla scaletta! Forza, forza, non mi fermate! Astruzzo, che sta a fare imparato? Che aspetti? Aspetto te! Oh, lasciami! Ma che te conosce? Fermi, dentro! Mi spaccia il braccio! Come fischi bene. T'avrà sentito Bibi da Roma. Me lo insegni dopo, eh? Tre, due, cinque. Ma dove l'avranno trovati tutti quegli accattoni? Potenza del gioco d'azzardo. Siete bello. A che percentuale state? Oh, mica farai scopa. Cioè il re? Per forza. Ammazza che culo che c'ha. Eh? È classe, dai, dai. Beh, culo di classe. Allora, sta percentuale quant'è? Tre? Cinque? Dieci? Eh? Allora, la vuoi sta rivincita o no? Ma a chi la dai la rivincita? Ho vinto io. Sì. Allora. Dove sta Roberto Pasquini? Detto Bibi. Allora? Servi aiuto? Sì, caro. Eccomi qua. Ma chi è sto Pasquini? Che ne sappiamo quando sta? Se ci volete servizia, fate pure. Ma non ve potemo di niente. Ah, no, eh? Noi siamo due disgraziati. Che ne sappiamo noi? Noi siamo pesci piccoli. Che ne sappiamo noi di pesci grossi? Di pesci cani? Bella metafora. Metafora un cazzo. Noi non sapevamo niente. Eppure se lo sapevamo, non può potemo di quello ammazza a me, a lui, le nostre mogli, i figli. Avete ragione, è giusto. Non fa una piega. Ferma! Ma perché fanno così alte ste scale? Grazie. Grazie, grazie. Me li devi descrivere bene. Dalla cima dei capelli alla punta delle scarpe.
lavorano sicuramente in coppia. Sono venuti prima a casa mia e poi alla pisca. E sono sicuro che erano gli stessi del castello. Me li devi trovare. Mi hanno trasferito d'urgenza. Ho avuto la comunicazione stamattina. Sardegna o Sicilia? Oggi non è più come una volta, che quando uno era trasferito in Sardegna era una punizione. Oggi in Sardegna e in Sicilia ci vanno quelli bravi. Jesolo. A Jesolo non conosco nessuno, ma un contatto te lo posso cercare. No, no, lascia stare. Questa volta ho proprio chiuso. A Jesolo chiudi. Prima mi devi trovare quei due. Quante lepri? Quattro lepri. Due li ho visti. E due li ho visti. Via! Think about your death.
evidente che Pasquini vi ha identificato. Vuol dire che c'è qualcuno che parla. Solo qualcuno dei nostri poteva sapere che ci andiamo ad allenare lì. Qualcuno può anche aver parlato. Ma possono avervi seguito. L'importante non è questo, no? L'importante è... primo, cambiare casa. Secondo, non venire più qui. Se non volete fare la fine di Guido. Terzo, prendere Pasquini prima che lui prenda noi. Vai, senta! Qualche bella, è meglio, eh! Vai, stiamo a scambiare, sì. Guarda bella. Eccolo là! A Piano! Non fa core a Forgore stasera! Ma rendo logato! Ma vanno! Tony e Boni! Giù! Vamos! Tu! Pietto stretto quello! Bravo Saetta! Addio, che me lo dai in cane per stasera? E che te vuoi mangiare i cani mia? Ce l'hai da mangiare? Tifone oggi non ha fatto manca il tempo. Telefona a Bernacca, così te lo fa lui il tempo. Avio, com'è che Forgore è arrivato terzo? E beh, in allenamento. E allora? Giocatelo, dai, che questo stasera vinci, gioca. Centomila su Bibi. Bibi è vincente. E solo uno stronzo punta su uno che è sicuro di vincere. E siccome io stronzo non ce so, ve saluto e se vedemio. Com'è che ti sei rimesso a lavorare? Per forza. E devo pure da mangiare, no? Però mi piace di più il riposo. Ma no quello eterno. Perciò smammate che c'ho da lavorare. E non ritornate per quella persona. Venite dentro voi due, andiamo a mangiare che voi siete veritati. Su, belli, su. Perché volete tutti tanto bene a Pasquini? No, guardate che ve sbagliate de grosso, io personalmente. Vorrebbe che gli venisse un male, ma un male è così terribile che quando si scopre che è cancro incurabile, Bibi dovrebbe dirsi a ringraziare del cielo. Alt, già ti sei guadagnato 100.000 lire. Eh? Le 100.000 lire ti sono state date dal mio amico, perché tu dicendo che saresti felice che Pasquini avesse una malattia tale che un cancro sarebbe un sollievo, ci hai fatto sapere che tu Pasquini lo odi. Io lo odio. Ora, se tu ci dai un nome, a lui non basta che Pasquini abbia una malattia terribile o un cancro. Perché il cancro o la malattia terribile si possono guarire. Insomma, uno che Pasquini lo vuole vedere morto. Ti sei guadagnato le 100.000. Un nome. Se ce lo dai, d'ora in poi non ti salutiamo più. E nemmeno ti conosciamo. E se il nome è quello giusto? Le 100.000 sono solo un anticipo. No, questi me bastano. Però dopo non si vedemo più, eh. So che se fate un patto, lo rispettate. Sedete parola. Uno c'è che fa al caso vostro. Bibi l'altro giorno gli ha cacciato un occhio, io l'ho visto. Poveraccio. Piagneva come un ragazzino. Piagneva da un occhio solo? No, questo era per farvi capire che tipo... il Proietti. Bibi ha cacciato un occhio e vabbè, fino a qui niente di strano. Dovete sapere che Proietti è un drogato, fragico, non sa regge in piedi, non capisce niente. E non ti arriva a giocare in una bisca di Bibi dopo che quello gli aveva detto di non farsi più vede manco per strada. Beh, lui ce va con 10.000 e ha perso mezzo milione. Ma dove lo trova mezzo milione? Dove lo trova? Quello si pura rimedia 30.000 e gli servono per la morfina.
Bibi, stavolta gli caccia l'altro occhio. Quello è il tipo che fa per voi. Un altro dentro Roma, così non lo trovate. Dov'è che abita? Ah, di solito a casa sua. Il nome ve l'ho detto, Proietti. L'indirizzo è via del Biscione 5. A Superman, lo volete in consiglio? No. Lassate perde. E Bibi non è per voi. Lassate perde. Ma che volete? Entrare. Ma... Proietti. No! No! Ma non ho fatto niente. Questo lo sappiamo. Ma visto che non fai niente, come fai a trovare i soldi per comprare questa roba così costosa? Chi sei? Uno sbirro? E che vuoi? Roberto Pasquini. Mai visto né conosciuto, mai. Quando l'hai conosciuto non lo so. Però l'ultima volta che l'hai visto ci avevi due occhi. E adesso ce n'hai uno solo. Ma che gli sta a fare, amico suo, a mio marito? Domande, signore. Solo domande. Allora, ti trovo con la morfina in casa e non ti arresto. E in più, ti regalo 500.000. Perché? Il perché non lo so, ma lo devi dire tu. Ma che stai a dire? Vuoi sapere perché non ti arresto e invece ti regalo 500.000? Sì, perché? Perché Bibi ti caverà l'altro occhio. Perché gli devo mezzo. Bravo, mezzo milione. Dunque, adesso ti do i soldi, così estingui il debito e ti conservi l'altro occhio. Vivere da ciechi è difficile. Poi ti regalo un altro 500.000. Ecco. Allora, dato che sei un drogato di merda e con la testa non ci stai, concludendo, 500.000 per te e 500.000 per Bibi. E che dovrei fare? Ah, sono cazzi tuoi. E sai quali sono i cazzi tuoi? Tu porti i soldi a Bibi e mi fai sapere quando e dove. Basta. Lo sai, do 20 soldi. Ma che stai di 20 soldi? Da noi no. Chi c'ha i debiti da gioco non entra più da nessuna parte. E se qualcuno sgara o vada a stenne subito. Ieri a Artufello due siciliani hanno tenuto banco. In dove? Artufello. Artufello. Però dico solo a Bibi. Fa un po' come te pare, io lo vedo più tardi. No, tieteli. Vedrai che quello è capace pure che ti regala. Te telefono, Proie, appena ho sentito Bibi. Va, va. Pronto? Sei tu, Proietti? T'ha chiamato Mario? M'ha chiamato Bibi proprio adesso. E che t'ha detto? M'ha chiesto l'indirizzo della bisca del Tufello. E tu? Gli ho dato l'indirizzo che m'avete dato voi. E ti vuole vedere? Sì, me lo vede subito perché vuol sapere chi sono i due siciliani. E poi? Quanti clienti c'erano e se c'era gente del giro suo. Ho capito. E dove devi andare a trovarlo? A Fiumicino, a E3. A Fiumicino dove? Dove ero stamattina, sul peschereccio. Vacci tranquillo, ci saremo anche noi. Hai capito, Proietti? Vacci e stai tranquillo. Ciao, eh.
Stai tranquillo. Tranquillo un cazzo. Bell'Evelyn. Pensi che Bibi abbia già fatto controllare l'indirizzo del tufello? Certamente. E avrà trovato la sala cinesca chiusa ad un garage abbandonato. Bibi ha parlato con Proietti poco fa. Adesso sono le 2. L'appuntamento è alle 3. Forse Pasquini non ha ancora avuto il tempo. Il rischio è tutto qua. Grazie. Non c'è nessuno. Bastardo. Anche stavolta ti è andata bene. Ma. Along, and I've gotta keep on getting it.
won't take too long till the break of dawn. Break up.